Wanda Pasquini, insieme la nostra grande Wanda Pasquini, la nostra stupenda signora Alvara, reduce da Sanremo nel suo salotto di lusso, è pronto a raccontarvi quello che ha visto o quello che vorrà dirvi, insieme a Sandro Cosci e a Giorgio Tani. Macello, sono rimasta, questo è il bello, senza un briciolo di cervello. Ho finito anche il girello, m'è restato sui groppone solo un chilo di rognone. One, 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 ah. Miledi, 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 chiedo venia, ma di là nel salotto azzurro a palle dorate è arrivato il maestro Ficozzi Tegoli, da lei espressamente richiesto per musicare la sua composizione poetica. Ah, molto benissimo, Pilis, introducetelo subito alla mia angusta presenza, scotto dalla bramosia di fargli auscultare le parole che ho scritto per la canzone del disco d'estate 1986, della quale immodestamente sono la parolaia. Paroliera, Milady, paroliera. Filisse, ho cominciato a fare il sofristico, paroliera, parolaio, nella stessa cosa, via. Introducetelo su. Con i soliti tre colpi di mazza, Milady? Sì, con tre colpi di mazza, tre colpi di granata, perché vi pegnate poco. Sarà fatto, Milady. Andate, andate, Peles. Me ne può vedere io queste parolaie di Sanremo, come si scrive le canzoni. E la mia gliene può cantare a Gianni Morandi. Tanto io posso, pago, sì che. No, perché a me mi fanno ridere. Dice, Endrigo canta da è vivo e canta ma da morto, braccio. Con quella faccia, mi piacere. Il maestro Ficozzi Tegoli, diplomato al Conservatorio Cherubini, professore di ottavino e di controfagotto. Controfagotto? Ma che le ho, maestro di musica o un collega di Porvere il Cenciaiolo? Ah, maestro! Don Alvara, buonasera, è molto lieto di fare la sua conoscenza. Io sono qua a sua completa disposizione. Ah, prego, la ringrazio molto. Sono ottavino. No, prego, signora Alvara, Agiselao. Ah. Agiselao è il mio nome, ottavino è il mio strumento. Beh, ognuno lo chiama come vuole, vero?